Siamo con padre Angelo Panza, vincitore del premio Scanno per l'ecologia. Padre, lei aveva preso un argomento molto importante, l'hanno poi interrotta per problemi di tempo e di spazio. Che cosa stava dicendo in particolare? Beh, stavo dicendo che il premio per me non è stato tanto una sorpresa in un certo senso, ma ringraziavo il premio per la partecipazione alla stampa, perché il problema che sto portando avanti da oggi in avanti diventa un problema serissimo per la mia incolumità. E nella misura in cui ho una copertura da parte dei mezzi di comunicazione, mette in difficoltà quelli che vorrebbero togliermi di mezzo, a cui sono rimasti in questo momento qui due alternative: o screditare le mie testimonianze e i miei documenti, oppure togliermi di mezzo fisicamente, non c'è altro. Ma chi è che vuole toglierla di mezzo e perché soprattutto? Chi vuole togliermi di mezzo sono i grossi colossi della chimica e della farmaceutica, che si chiamano Monsanto, Dow Chemical, Syngenta, Nufarm. Sono queste fabbriche che ci sono esistenti in Brasile e tra l'altro sto attaccando con il prossimo viaggio, con una denuncia formale di indennizzazione su quel che mi è successo 3 anni fa, che quasi ci lascio la pelle, solo per aver inalato troppo lungo quei prodotti, per averli portati per fare degli esami che le autorità non si rifiutavano. A quel punto lì tutta la gente di quella zona è a rischio anche quella, perché se è stato l'inalazione solo di quel prodotto già è micidiale, ma se in quel prodotto hanno mischiato un secondo prodotto chimico, che è quello che compone quello che si chiamava agente arancio, cioè le diossine pure, quelle diossine restano nel terreno per 240 anni. Tutto quello che viene prodotto su quel terreno è lì, è contaminato, e quel contaminato esce come alimentari non solo per il Brasile, ma anche per l'Italia. Esce come alimentari, esce come prodotti, il legname per esempio, che esce da lì. Cioè, tutto quello che è lì dovrebbe essere distrutto in forni specifici. Non solo, ma la fabbrica che c'è a Fortaleza, da dove sono venuto 3 giorni fa, dopo aver dato il secondo passo, mi hanno detto i giudici: è meglio che tu ti allontani per un po', finché si mette in marcia quello che è l'attività della Polizia Federale, cioè del Ministero della Giustizia, che già sta facendo qualcosa sulla prima richiesta, la seconda richiesta, la terza. Questa dell'indennizzo è direttamente contro la fabbrica, perché hanno in stock in questo momento 2.300.000 litri di prodotto adulterato, vale a dire manipolato, quindi mischiato, e non vogliono dire con che cosa, è bloccata dalla polizia, dal sistema giudiziario, e non riescono a smaltirla per il semplice fatto che non hanno i forni. La interrompo un attimo solo per dire che lei sta dicendo delle cose molto gravi e molto importanti, che però non vengono dette, almeno non si ascoltano tutti i giorni. Perché non si dicono queste cose? Per il semplice fatto che il governo italiano è coinvolto nel problema, perché 3 anni fa era stato messo in allarme e una risposta che mi era stata data è: ma se è così salta tutto il commercio estero. Va in crisi il commercio brasiliano, l'economia brasiliana, va in crisi l'economia italiana, perché nel momento in cui si arriva alla prova scientifica fatta in laboratori specifici su materiale che loro stessi devono consegnare, va messo in atto immediatamente, si blocca tutta l'area, si deve partire per una rigenerazione dell'area, smaltire tutto quello che c'è distruggendolo, e quindi... Ma lì c'è un terzo punto, che è quello che porterà il prossimo passo, se arriverò ancora vivo si andrà sul passo, a denunciare alla Corte Internazionale dei Diritti Umani e Ambientali, all'AIA, di genocidio e ecocidio chi ha fabbricato quei prodotti qua, chi li ha tenuti nascosti, perché il grosso dubbio è che quello che stanno usando in Brasile sia il resto dell'agente arancione del Vietnam, che doveva essere distrutto e che l'hanno rifilato nel Brasile, lo rifilano dal Brasile e lo continuano a fabbricarlo, la Dow Chemical, come avevano continuato a fabbricare il DDT, che non è altro che la formula chimica dell'agente arancio, non è altro che la formula chimica di quel che stanno usando qua. È quello che è il problema serio.